Benvenuti, siamo con Francesco Iritale, segretario comunale del Partito Democratico e candidato al Consiglio Comunale Sì. nella lista del PD. Iritale, la decisione di ricandidare Massimo Cialente è stata un po' controversa e è stata fatta la scelta di farlo passare per le primarie, cosa che per altri uscenti non è stata fatta. Come mai? Ma insomma, ricostruire quei mesi oggi diventa particolarmente difficile perché insomma, è passato un po' di tempo, però sicuramente c'è stata una fase di riflessione del sindaco. Insomma, sono note a tutti che ci sono state delle tensioni alla maggioranza. Alla fine noi abbiamo ricostruito una coalizione, ma non completamente, perché per esempio l'Italia dei Valori ha deciso di non convergere. Tutte queste questioni, insieme a tante altre, avevano fatto sì che il sindaco. Insomma, si è preso un po' di tempo per decidere, però nel momento in cui lui ha deciso di ricandidarsi, il PD compattamente ha sostenuto la sua candidatura. Per quello che riguarda il discorso delle primarie, io dico che è stata una scelta, importantissima, positivissima, ed è stato molto positivo che, lo stesso Cialente abbia accettato lui di, misurarsi con, un esperimento, un evento come quello delle primarie. Di fatto è stata per lui una straordinaria rilegittimazione dopo il terremoto. Noi abbiamo pensato, abbiamo riunito il gruppo dirigente, abbiamo pensato che per tutto quello che era successo all'Aquila, per l'evento sismico, per tutta la mobilitazione e la partecipazione che c'era stata, noi non potevamo con le segreterie di partito imporre il candidato a sindaco del centro-sinistra alla città, ma che dovessero essere i cittadini a scegliere. C'è stata una competizione, ci sono stati due candidati che hanno condotto la loro battaglia, alla fine Cialente ha vinto con un ampio margine e ha rilegittimato la propria candidatura. Sì, la compattezza del PD è testimoniata anche dal fatto che lei è sceso in campo seguendo un po' la tradizione del prima del DS e oggi del PD aquilano, cioè i segretari che si misurano in prima persona alle elezioni amministrative. Sì, è vero che quasi sempre, insomma, i partiti di centrosinistra, in particolare il DS e poi il Partito Democratico, ha sempre messo in campo tutto il proprio gruppo dirigente, ma d'altra parte non può essere diversamente. Io ormai sono un giovane, però faccio politica da sufficiente tempo e è raggiunto il momento di misurarsi con una competizione elettorale. Insomma, io credo che bisogna un po' diffidare da quelle figure che stanno sempre in politica, no? Però poi alla fine non si misurano mai. Arriva un punto in cui c'è una verifica e questo diciamo è un momento importante. C'è un bel gruppo di persone, insomma è chiaro che io in qualità di segretario ho rivestito il ruolo intorno a me è cresciuto un gruppo dirigente che ha deciso di sostenermi e quindi con convinzione ho accettato questo impegno che è insomma una bella sfida. Quella aquilana sarà una competizione un po' anomala, diciamo, ma che forse potrebbe prefigurare i tempi. Cioè c'è sì il centrodestra ufficiale che candida Pierluigi Properzi, ma c'è anche una compagine, diciamola così, non è proprio centrista, trasversale, che sostiene invece Giorgio De Matteis. Matteis, e lo stesso sindaco è stato abbastanza critico nei confronti di queste due aggregazioni. Cos'è che non vi convince nell'alternativa che loro vogliono Ma portare? vabbè, tante cose, diciamo. Già il fatto che comunque il campo dei moderati all'Aquila non si è riuscito ad individuare un'unica candidatura testimonia una grossa difficoltà del centrodestra sul nostro territorio a organizzarsi, aggregarsi, a trovare dei momenti di sintesi che la politica obbliga, soprattutto con delle competizioni maggioritarie, qual è quella alla carica di sindaco. Sono due figure diverse, De Matteis e Properzi. La critica a De Matteis, insomma, in generale la critica al centrodestra è quello, secondo me, principale di essere stato poco presente dopo il terremoto, cioè mentre comunque i politici di centrosinistra, Cialente, Lolli, tutta la giunta, insomma, ci sono stati visibili, sono stati presenti nel bene e nel male, nelle battaglie che la città ha condotto. Il centrodestra è stato per tutta una fase, i primi almeno 2 anni subito dopo il terremoto, abbastanza latitante da questo territorio, non si è sentita, non si è percepita una presenza e credo che molte delle difficoltà a costruire delle candidature unitarie siano derivate proprio da questa mancata presenza. Su De Matteis è chiaro che un po' pesa il giudizio
su quello che è stata la questione di cui lui si è maggiormente occupato, è quella della zona franca, sulla quale obiettivamente lui aveva lasciato intendere alla città che il risultato fosse raggiunto. Invece poi, quando si è, a carte alla mano, siamo andati a approfondire la questione, abbiamo scoperto che così non era. Su Properzi, che dire, che un uomo che comunque ha svolto una funzione importante come professionista, però arriva alla supera i 70 anni e decide di candidarsi, insomma, boh, non lo so se questa può essere, diciamo, la prospettiva attorno a cui la città può costruire una nuova classe dirigente. Insomma, abbiamo anche un bisogno di rinnovamento, di vedere facce nuove, di dare alla politica un volto diverso, più giovane, più idee, più energia. A proposito di presenza nel post-terremoto, ci sono i comitati, in particolar modo quelli che sono intorno all'appello per l'Aquila di Ettore Di Cesare, rivendicano come loro bandiera il fatto di esserci sempre stati e di aver anche animato un dibattito in forme nuove, e sì, qualcuno li definisce come una costola arrabbiata della sinistra, anche se poi lo stesso Di Cesare non accetta questa definizione. Comunque sia, la presenza di alcuni personaggi legati storicamente alla sinistra aquilana potrebbero creare una emorragia più o meno grande di voti rispetto all'elettorato che in genere sosteneva il centro-sinistra ufficiale. Sì, diciamo che come sempre la politica ha mille aspetti e mille sfaccettature, e voi dite che, o comunque la destra tende a dire, in parte anche legittimamente, che i comitati sono una costola del PD, del centrosinistra di Cialente. Io mi ricordo, proprio per esperienza, per l'aver vissuta sulla pelle, un'iniziativa in cui noi portammo qui Bersani e 150 parlamentari del PD, in cui esponenti dei comitati ebbero nei confronti del comune, nei confronti degli esponenti del centrosinistra locale, un atteggiamento durissimo, veramente. Quindi, insomma, il rapporto con i comitati è stata una cosa complessa. Io vorrei guardare l'aspetto positivo che c'è nei comitati, che comunque hanno garantito uno spazio critico in cui è stata data la possibilità ad alcuni cittadini di esprimersi. Hanno fatto anche delle battaglie serie sulla questione delle tasse, ci fu una mobilitazione straordinaria. Insomma, proviamo a guardare il bicchiere mezzo pieno e vediamo se magari al secondo turno è possibile trovare delle convergenze, sapendo che, insomma, poi molto probabilmente si arriverà a questo appuntamento. Grazie.